Cari amici, seppur convertito all'Islam, un occidentale potrebbe venir decapitato. Questo signore, la notizia sta sul Corriere della Sera odierno, domenica 5 ottobre 2014, pagina 11, l'articolo è stato firmato da Guido Olimpio, eccolo qua, un ranger convertito all'Islam, d'accordo? Io me lo sono letto tutto l'articolo, me lo sono letto tutto l'articolo, e questo ranger era andato nelle zone attualmente occupate dal califfato, era andato per far del bene, però poi sono andato a vedere qual è stata la motivazione che l'ha spinto ad andare a fare del bene nelle zone attualmente occupate dal califfato. E ho visto che c'è stato un matrimonio fallito, a seguito del matrimonio c'è stata una forma depressiva, per cui questo ranger, convertito, ha cercato una consolazione andando a far del bene in dei territori che poi sarebbero stati occupati dal califfato. Allora, c'è un matrimonio fallito, una forma depressiva e poi, diciamo così, la fuga, tra virgolette, la ricerca della salvezza nei territori attualmente occupati e la conversione all'Islam. Pensate un po' voi che situazione, la conversione all'Islam, capito? La conversione all'Islam come forma di salvezza dalla tristezza per il matrimonio fallito e nei confronti della sindrome depressiva, che poi di certo sarà una forma di malattia bipolare. La depressione spesso si accompagna con l'euforia, alias si chiama mania, un'alternanza di mania e depressione, la sindrome bipolare di cui io vi ho parlato e la quale sindrome bipolare, tra l'altro, non caratterizza un solo individuo, caratterizza l'intero patriarcato, perché il patriarcato è fatto di polarità estreme, no, non polarità, come dire, vicine, estreme, estreme. Odio, amori, estrema ricchezza, estrema povertà, guerre, pace, costruzioni, distruzioni. Ecco qua, cari amici, ecco qua, ci si può anche convertire all'Islam, o viceversa, dall'Islam ci si può convertire al cristianesimo a seguito di una depressione, o a seguito di una situazione di malattia bipolare. E la malattia bipolare o la depressione può venire a seguito del fallimento di un matrimonio. È scritto qua, cioè io sto interpretando, capito? Non è Guido Olimpio che dice queste cose. Guido Olimpio ha fatto una cronaca asettica, sono io che interpreto l'evento. Questo povero Ranger ha sofferto per il fallimento del suo matrimonio, prima. Poi gli è venuto la depressione, magari era la sindrome bipolare. È andato a convertirsi all'Islam, si è messo a fare del bene e adesso quelli del califfato se ne fregano che questo ranger americano si sia convertito all'Islam e viva lì nel territorio del califfato facendo del bene ai bambini, facendo del bene ai bambini. No, se ne fregano, capito? Per il califfato questo signore è soltanto un ranger, un ex ranger americano. Ecco, queste sono le situazioni del patriarcato, cari amici, di cui ho avuto modo di parlare in tante opere e anche in questa ultima, From Matriarchi to Patriarchi, che adesso va in tutto il mondo e casomai fosse letta anche nel territorio del califfato, le cose potrebbero cambiare, le cose potrebbero cambiare, perché quest'opera io la definisco la nuova Bibbia dell'intera umanità. Quando
quando l'intera umanità avrà letto quest'opera, la felicità sarà scesa su questo pianeta. Ok, cari amici, grazie, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.